Ciao a tutte, bentornate sul canale. Dunque, oggi un video diverso dal solito. Sapete che sono in un periodo di sperimentazione, quindi voglio provare a fare un po' di video diversi insieme a voi. Ovviamente fatemi sapere quello che vi piace di più, se c'è qualcosa che magari volete vedere, magari volete una recensione di un prodotto particolare, o se c'è proprio una determinata tipologia di video che vi interessa e che magari vi farebbe piacere vedere. Dunque, iniziamo con una recensione barra applicazione. Parliamo di un fondotinta bio e in particolare di questo fondotinta di Benecos. Dunque, allora, questo è Natural Creamy Makeup nella colorazione nude, che è la più chiara. Sono disponibili tre colorazioni, e, una è leggermente più calda e di qualche tono più scuro, e l'altra è parecchio più, più colorata, ecco, più pigmentata. Cosa posso dirvi? Per quanto riguarda le colorazioni, questa è giusta per me, ora che comunque non sono abbronzata, anche se comunque io non tendo a scurirmi troppo. Ma trovo che il avere solo tre colorazioni in gamma sia molto limitante, ecco. Non sono sicura che comunque molte ragazze riescano a trovare il colore giusto per la propria pelle. In ogni caso sono stata fortunata, ho deciso di provare questo prodotto, non avevo visto molte recensioni sul web, in realtà sono capitata davanti allo stand Benecos che ha aperto in un supermercato, ecco, recentemente nella mia zona, e quindi sono stata tentata di provarlo. Ora andiamo ad applicarlo insieme, vediamo com'è l'applicazione, chiacchieriamo un pochettino e poi vi dico giusto due o tre nozioni in generale. Mi scuso per la luce, ho cercato di mettermi davanti alla finestra, ma non sono in una posizione molto comoda, non ho ancora trovato in realtà la posizione migliore per girare video, e come sto sperimentando nuove tipologie di video, sperimentiamo e proviamo insieme anche nuove postazioni. Ovviamente anche qui il vostro parere è fondamentale, fatemi sapere qual è secondo voi l'inquadratura migliore, dove vedete meglio i colori, ecco, e come vi piace di più. Passiamo all'applicazione. Dunque, metto un po' di fondotinta sulla mano e come potete già notare è molto molto denso. Vedete come non si scompone, come esce fuori dal tubettino rimane. Ne metto proprio poco poco poco. Ovviamente non è la prima volta che lo provo e questa secondo me è l'applicazione migliore. L'applicazione adatta per questo tipo di fondotinta è proprio l'applicazione con le mani. Picchietto un pochettino, scaldo un po' il colore sulle dita e poi procedo a stenderlo picchiettando e tirando un pochettino sulla pelle. Questo perché la prima volta che l'ho provato con il pennello. Non vi dico che cosa oscena che ne è uscita, perché comunque è un fondotinta molto denso, va scaldato e tirato bene, perché altrimenti uno vi fa l'effetto pastone e due, invece che mimetizzare difetti, tende ad evidenziarli ancora di più. Vedete come è difficile da tirare, da lavorare, e non so se ci state facendo caso, procedo proprio per piccole zone, perché questo fondotinta si asciuga subito, immediatamente, una volta che l'avete messo, se non l'avete ben sfumato, si asciuga e da lì non lo muovete più, a meno che non andiate ovviamente a rimuovervi il trucco. Lo sto applicando senza correttore proprio per farvi vedere solo il fondotinta all'opera, non volevo alterarvi l'effetto finale applicando già il correttore sulle occhiaie, cosa che comunque io solitamente faccio prima del fondotinta, ecco.
Bisogna tirarlo bene, soprattutto in queste zone qui, dove magari abbiamo dei solchi nel viso, dove magari abbiamo delle rughe, i segni di espressione, perché altrimenti rischiate veramente che si accumuli e si depositi tantissimo prodotto e una volta che è asciutto. Fate poi fatica a rimediare la situazione. Non mi piace l'applicazione col pennello perché trovo che non vada a sfumare, a tirare bene il prodotto. Ovviamente col pennello rimane più coprente, ma con questo genere di texture non è davvero l'ideale. L'unica cosa che non ho ancora provato a fare è l'applicazione con la spugnetta bagnata. Quello non ho ancora provato in realtà. Non ho ancora provato l'applicazione con la spugnetta bagnata, magari potrebbe essere una soluzione alternativa, ma insomma, con le mani è vero, ci va un po' di tempo, poi bisogna lavarsi le mani, ma insomma, non ci si mette neanche poi così tanto, ecco, poi più comodo che con le mani. Poi la cosa che mi piace è che questo fondotinta, allora ovviamente tirandolo, scaldandolo bene con le mani così, è abbastanza coprente per quanto riguarda magari i rossori, qualche capillare, però non va proprio a farvi tavola rasa e a coprirvi tutto il viso, soprattutto magari ecco, i brufoletti, nei lentiggini, ecco, se avete magari particolari esigenze. Però la cosa bella è che comunque si può stratificare la coprenza. E se si scalda bene così, lo si applica bene tirandolo, non rischiate poi di ottenere l'effetto pastone. Trovo che comunque non sia il fondotinta giusto per chi magari ha, la pelle secca che si screpola con delle pellicine, perché questo comunque tende ad asciugarsi parecchio. E su di me che comunque la pelle che tende a lucidarsi dura, nonostante sia un fondotinta bio, dura parecchio, mi tiene il viso bello asciutto anche in questi giorni che magari c'è particolarmente caldo, o si suda. Anche se penso che quando saremo in estate passerò comunque un fondotinta minerale, ma più che altro perché con il caldo non sopporto avere cose troppo pesanti sulla pelle e questo senz'altro non è un fondotinta leggero. Comunque, visto che mi perdo sempre, vi stavo dicendo, è un fondotinta ben stratificabile, ma non mi piace comunque esagerare, usarne troppo, quindi per quanto riguarda le occhiaie, per quanto riguarda i brufoli, procedo poi a coprire con un correttore. Non so se l'illuminazione va bene, ora vabbè, ho due occhiaie spaventose, potrei utilizzarne anche un pochettino sugli occhi, ma proprio poco. Non so se riuscite a vedere che comunque ha uniformato bene il colorito senza però andarmi a togliere i nei, cosa che comunque ad esempio a me piace avere sul viso. Lo uso anche un po' sulla palpebra. Questo secondo me è anche ottimo come base per gli ombretti se avete una palpebra oleosa. A me non piace comunque tantissimo avvicinarmi al contorno occhi, anche se in questo caso lo sto facendo, ma perché non ho utilizzato il correttore sotto. Non mi piace perché avendo questa texture così piena, così corposa, tende a finirmi nelle rughette. Io comunque ho quasi 30 anni e c'è poco da dire, ma le prime rughettine, i primi segni di espressione nel contorno occhi già ce l'ho. E quindi devo prestare particolare attenzione e oltre che idratare bene la zona, devo comunque anche utilizzare dei correttori che siano un po' più leggeri. Niente ragazze, questa è l'applicazione, spero che riusciate a vedere bene. A me piace perché comunque non fa striature, non risulta troppo.
Sento comunque l'esigenza di doverlo fissare con una cipria per prolungare un pochettino la sua durata. E quello che mi piace è che comunque durante il giorno non va via macchie, non si deposita se steso bene, perché comunque io le prime 2 volte che l'ho utilizzato e non avevo ancora trovato il prodotto giusto, cioè il modo giusto per poterlo stendere. Mi sono trovata comunque durante la giornata ad avere degli accumuli di prodotto nelle zone dove vi dicevo prima, quindi magari qui vicino al naso, qui dove comunque ho un solco, ma perché non l'avevo steso bene. Dunque, per E concludere, è un botticino in plastica che si può spremere fino alla fine. Questa cosa mi piace perché comunque mi permette di utilizzare il prodotto fino alla fine. Un botticino che contiene 30 ml di prodotto con il tappino svitabile in questo modo. Quello che mi piace è che appunto questa confezione lo rende molto resistente, si può portare anche in viaggio, ecco, non è come avere una cosa di vetro molto fragile, anche se cade non succede niente. Ci sono 30 ml di prodotto, non so se ve l'ho già detto, e da quando è stato prodotto dura 2 anni. Infatti è stato prodotto all'inizio del 2015 e ha una scadenza fino a febbraio 2017. L'unica cosa che non trovo è l'INCI, nel senso che non c'è scritto qui sulla confezione, io vi faccio vedere dietro quali sono i prodotti, gli ingredienti che compongono questo fondotinta, e inoltre non c'è neanche scritto il PAO, nel senso che ci dice che scade nel 2017, ma io suppongo confezione chiusa. Una volta che il prodotto è aperto, soprattutto considerando che si tratta di un fondotinta naturale, penso che la scadenza si riduca a 6 o 12 mesi. Ecco, devo andarmi a informare. Un'altra cosa che vi dico, perché qui c'è scritto in tedesco, inglese, francese, è che l'azienda lo presenta come un fondotinta idratante per come dire, per uniformare l'incarnato e per avere un finish velvet, quindi effetto velluto, e contiene oli vegetali. Queste sono le uniche informazioni che sono riportate sul flacone. Niente ragazze, ve lo consiglio se comunque avete una pelle come la mia, nel senso che non è troppo marcata, non intendo di rughe o segni di espressione, anche se vi ripeto, se lo stendete bene non è un problema, ma soprattutto lo consiglio a chi non ha una pelle eccessivamente secca o che si screpola. Per 8 euro, secondo me, potete provarlo. Dovete ovviamente prestare particolare attenzione nell'applicarlo, nel senso che non basta mettervene una quantità sul viso e poi spalmare velocemente, ma perché va ben spalmato, ben tirato e deve essere abbastanza lavorato sulla pelle. Di conseguenza, magari non è uno di quei prodotti da applicare quando siete di corsa, però in ogni caso il risultato finale mi piace. Fatemi sapere se l'avete provato, se avete altri fondotinta naturali da consigliarmi, quali sono le vostre opinioni, e fatemi anche sapere se queste nuove tipologie di video, queste nuove postazioni vi piacciono, vi interessano, e qual è quella che preferite, ovviamente. Vi mando un bacio grande, ragazze, e buona giornata. Ciao!